Roberto, te la parola. Grazie. Mi unisco a, ovviamente ai ringraziamenti già fatti e non so se c'è anche la dottoressa Enrica Cavalli, se è riuscita a venire. No, è la presidente della Banca Umana Cristiana a cui abbiamo assegnato le nostre modeste risorse. E, bene, ringrazio anche questo fa piacere, il sindaco Stefano Zanchini, che si confronterà a breve nella elezione che si terrà con la dottoressa Ottavia Borghesi. Anche noi siamo stati in competizione con questo libro e la nostra competizione era una competizione nei confronti della memoria, di una memoria che faceva fatica ad uscire, perché, e loro ce lo racconteranno, e il testo lo racconta, perché è stata abbandonata, non si sapeva nulla, i motivi ce li diranno, e quindi la competizione, il confronto era proprio su questo, tirar fuori dall'oblio, dalla dimenticanza, un fatto così devastante per il nostro territorio, perché ha lasciato segni gravi su tantissime nostre famiglie, ma la competizione è stata vinta perché ci hanno regalato un testo che vale la pena di leggere e su cui vale la pena riflettere. Non devo dire nient'altro perché ho già altre volte presentato questo testo. Volevo fare due semplici comunicazioni come Società di Studi Storici per il Montefeltro. La prima è che non abbiamo certo abbandonato la prima ipotesi, quella pre-pandemica, diciamo, di fare qua, o comunque in uno dei quattro comuni che sono stati coinvolti da queste miserie, una mostra che già sta circolando in Istria. Con i curatori non siamo in contatto, una mostra interessante perché proporrà, determinerà processi di ammissione estremamente interessanti attraverso tutta una sequenza di immagini fotografiche per cui i familiari potranno riconoscere probabilmente i propri antenati. Abbiamo intenzione, speriamo che questa situazione sanitaria, questa pandemia ci abbandoni perché ormai ci ha stressato tutti, sicuramente noi siamo in contatto con loro hanno già impacchettato la mostra e speriamo di portarla alla vostra attenzione. Un'ultima cosa, Presidente Evangelisti, le comunico che con tanta fatica il volume sugli atti di Pietro Pirazzoli che qualche anno fa abbiamo fatto è adesso nelle mani del grafico, lo sta impaginando, ma l'impaginazione è fatta perché quando lo abbiamo di fatto è a posto e spero di poterlo intanto dare a lei perché la sua associazione lo ha finanziato e poi dopo al museo e a tutti coloro i quali sono interessati a queste vicende, in particolare la vicenda di questo uomo importante che è stato Pietro Pirazzoli. Ringrazio a nome della società i due autori che sono stati eccellenti. Ho chiesto il microfono e volevo completare i ringraziamenti per non dimenticare. Allora, Giuliano Donato ci ha aiutato a le immagini, le fotografie, tutto l'apparato documentale del libro e volevo proprio ricordare il suo nome e ringrazio davanti a tutti. E sempre per la Società di Studi Storici, Deborah Fabri, che è qui presente, e Cristina Davanti Montebello, che sono sempre state molto gentili con me, molto con noi, molto prodighe anche di consigli. E poi Guido Rinaldi, che ci ha offerto delle fotografie preziose, Gilberto Grazia, Nando Moretti. E non voglio dimenticare Giuliano Bucci che ci ha trovato anche con fatica, con difficoltà, qui dentro, nell'archivio del museo, delle schede, dei miniatori, parliamo degli anni 30, quindi
non è stato semplice, ma abbiamo avuto la possibilità quindi di accedere anche alla documentazione interna al museo. E poi, visto che ci sono, lascio per ultimi i più importanti, visto che ci sono dei sindaci, anche sindaci dei comuni vicini, perché ce ne sono qui, perché senza l'aiuto degli uffici anagrafici dei comuni non avrebbero costruito tutti i passaggi, perché molte persone si sono spostate e quindi sono andate ad abitare altrove, e quindi gli uffici dovevano darci la possibilità di rintracciare i discendenti. Questo è avvenuto, altrimenti questa rete non sarebbe stata realizzata. Noi abbiamo potuto avere, ritrovare i volti di tutte le nostre vittime, ma questo anche grazie appunto agli uffici comunali. Quindi fra le vicine ci sono ringraziato, non ripeto, ma lascio per ultimi tutti i congiunti che sono qui presenti, perché qui abbiamo congiunti delle vittime, e chiederei un applauso. E sono emigrati, perché noi abbiamo ricostruito due vicende: quella di un'emigrazione che non è finita per fortuna con la morte, nella tragedia del sottosuolo, come purtroppo per alcuni, e l'altra vicenda invece che è la catastrofe del 28 febbraio 1940. E quindi abbiamo anche dei congiunti di minatori che sono tornati a casa e in alcuni casi hanno portato anche con sé il ricordo di quella vicenda tremenda, perché si trovavano lì e si sono salvati in qualche caso proprio per fortuito cambio turno. Sapete il cambio turno? Cambio turno per qualcuno ha significato la morte, per qualcuno ha significato la vita. Bene, allora cominciamo proprio con la presentazione delle proprie, calandoci anche nelle vicende storiche che il libro racconta. Prima però ovviamente gran parte di voi conosco, ma forse qualcuno no, e quindi volevo prima presentare gli autori, Lidia Maggiori e Antonio Mazzoni, che sono, come molti sanno, gli insegnanti in pensione e si sono dedicati alla ricerca in questi anni. Sono rispettivamente licenziati di Rocco Freddo, quindi non sono proprio marachesi e neanche figli di natura. Però sono livinesi e hanno trovato nella Val Marecchia, che è un posto particolare, anche a loro detta loro, ma insomma hanno trovato nella Val Marecchia una sorta di laboratorio dove fare storia, anche perché la Val Marecchia è emblematica per tanti sensi. C'è questa storia grande della miniera, ma c'è una storia dell'agricoltura, c'è una storia dell'emigrazione, ci sono storie di guerra, insomma la Val Marecchia è veramente un laboratorio per gli studi storici. Quindi loro l'hanno affrontato come si affronta un territorio marginale appunto, ma emblematico. Sono partiti ormai una ventina d'anni fa con le ricerche sulla strada di Traghetto. Storici si è dedicato insomma a questi approfondimenti, poi di lì con l'attenzione che gli è propria hanno indagato gli ebrei che sono stati confinati in Val Marecchia. Ricorderete, molti di voi l'avranno letto, un libro con foglio di via, dove appunto ci sono le storie di questi ebrei confinati nei comuni della Val Marecchia, della Vigli, San Leo, Sant'Agata, eccetera, e assieme a loro i politici che sono stati anche confinati qui nella nostra zona, e addirittura gli albanesi, che sono stati il governo albanese, che era presente in quegli anni, un'ottima pubblicazione. Poi sono passati gli sfollati di San Leo, dico bene, e durante il lavoro degli sfollati di San Leo sono venuti a contatto con la questione Cimbattoni in Arsia. Arsia era una storia sconosciuta, una storia anzi dimenticata, anche volutamente dimenticata, e dopo alcuni anni di ricerche è uscito il libro che tutti avete visto, Zolfo e Carbone, storia di vita, la tragedia dimenticata di Arsia e la Val Marecchia, 1937-1940. È un'ottima pubblicazione, come sono solite le pubblicazioni della Società di Studi
storici, con, che si leggono benissimo, con, anche eleganti, e con una carta molto buona, insomma, è veramente un volume che tutti, ritengo, dovete avere nelle vostre case. Entriamo nel merito della questione. Arsi e Albona, come sapete, sono in Istria, sono nel distretto di Pola, in Istria, e è una zona carbonifera per eccellenza, soprattutto appunto Arsi. Il movimento dei minatori verso Arsia, soprattutto quelli di Peticara, è un movimento che inizia intorno agli anni 30, ma si inserisce in una storia, non ve la devo raccontare io particolarmente, ma i minatori di Peticara sin dall'Ottocento sono andati in tutto il mondo a lavorare. Abbiamo trovato foto dei minatori a Odessa, foto dei minatori in Sud America, ma anche delle foto di minatori in Grecia. C'è stato, come sapete, un grande rapporto con l'Aurea, che dove i serchieri milanesi avevano una grande impresa, per cui tanti dei nostri minatori sono andati là. Ricorderete per esempio la biografia di Angelo Celli, che questo minatore di Sappiano nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, si reca più volte appunto a Laure a lavorare. Quindi i minatori di Peticara, addestrati ad un lavoro difficile e pericoloso, e anche per alcuni versi insomma, che dove occorrevano tante professionalità, si spostano facilmente, e uno degli obiettivi appunto è lavorare in questa grande miniera di carbone. Dicevo che dagli anni 30 cominciano spostamenti verso Arsia da Peticara, ma soprattutto negli anni 34-37 ci fu un grande incendio della miniera, che durò addirittura 2 anni, che faceva fatica a spegnersi, e molti di questi lavoratori si spostarono con le famiglie appunto in Arsia. Non solo, molti mezzati della nostra zona, attirati anche dalle paghe, attirati da una qualità di vita abbastanza buona che qui si vedeva in Arsia, vengono assoldati in quel momento per essere appunto impiegati nella miniera di carbone. Dalla Valmarecchia si contano addirittura, e il libro lo dice chiaro, vedete, ci sono tante statistiche, tante storie di vita appunto di famiglie, si contano addirittura 150 minatori che dalla Valmarecchia si spostano in Asia. Si può dire che con le famiglie complessivamente vi erano 500 persone che venivano dalla Valmarecchia, insomma grosso modo con un conteggio così di massima. E dalla provincia di Pesaro in particolare, perché sapete bene che anche le miniere di Pergola erano miniere di zolfo, e quindi anche da lì venivano tanti minatori, quindi la provincia di Pesaro si può dire che era la più rappresentata, anche se ovviamente la maggioranza forse erano istriani a lavorare, italiani istriani a lavorare dentro la miniera. Era il periodo dell'autarchia, periodo fascista dal 36 in poi, senz'altro il fascismo organizza bene le sue miniere, anche perché appunto c'era questa sorta di autarchia, e anche la vita dei minatori viene così seguita vicino dall'autorità fascista. Non a caso tutti gli ambienti dell'Asia, le foto del Greco, insomma, sono ambienti organizzati dagli architetti razionalisti, cioè da quelle architetti che facevano durante il fascismo, operavano per la maggiore, e quindi anche la vita sociale dei minatori veniva molto seguita, come peraltro anche in Peticara, come si diceva Peticara, ma molto di più in Asia, perché allora le cose erano state realizzate di recente. Quindi scuole, quindi chiesa, e quindi addirittura piscina per il dopo lavoro dei minatori in Asia. La tragedia è del 28 febbraio del 1940, siamo pochi mesi prima della dichiarazione di guerra. Era stata preceduta da un'altra tragedia del 37, sempre nella miniera di Arsi, dove erano morti tanti minatori, fra cui due.
fa la tragedia succede per cause legate a una scarsa sicurezza del lavoro. Ci sono 185 morti italiani, anche se molti erano istriani, italiani istriani dei morti. Ci sono questi nostri 5 morti di cui poi dirò. La stampa fascista ovviamente smorza l'eco di questa vicenda, perché eravamo in periodo prebellico e sostanzialmente il fascismo silenzia tutta la situazione, interviene immediatamente con risarcimenti, con pensioni, con asili per i ragazzi, per gli orfani, eccetera. Si dà molta enfasi ai morti caduti, dicevano, come se fossero dei militari, cioè gli si equiparava ai militari che andavano qualche mese dopo, nel giugno del 40, insomma, in guerra. Per la Valmerecchia quel giorno muoiono 6 operai, non li voglio nominare, nomineranno dopo loro, però è bene che i loro nomi si ripetano anche qui più volte. Francesca Lessi di Maciano in Benavigli, Salvatore Crudi di Perticara, Giovanni Guerra di San Leo, Primo Massuelli di Perticara, Primo Antinori di San Leo, Emilio Mosconi di Sant'Agata, Primo Emanuele di Perticara, sì, Primo Antonini di San Leo e Emilio Mosconi di Sant'Agata. Il libro è, giustamente sottolinea storie di vita, perché storie di vita segue tutta la tragedia successiva dei familiari di questi orfani, una vita durissima che fanno, i risarcimenti che gli vengono forniti, che sono miserevoli, che bastano a volte solo all'acquisto, mi sembra, in un'occasione di una macchina da cucire, ecco, gli importi erano quelli. E quindi tutta la fatica che queste famiglie hanno dovuto fare. Nonostante l'incidente, però, la miniera continua a operare anche in periodo bellico. È chiaro che si arriva al 43, alla crisi del 43 del nostro amicizia. E qui incomincia un'altra vicenda ancora molto complessa e molto complicata che il libro affronta per linee soprattutto familiari. E quindi ci sono ovviamente i partigiani titini nella zona di Tito, nella zona istriana, ci sono le foibe e qualche dirigente dell'impresa che gestiva la miniera viene appunto infoibato. E gli altri italiani, soprattutto anche i nostri minatori, vengono rimpatriati, sono rimpatriati sotto appunto l'etichetta di profughi Giuliano Istriano. Qualcuno però, siccome le vicende sono complesse, la storia ha anche delle pieghe inaspettate, qualcuno finisce come partigiano di Tito, oppure qualcun altro torna in Italia e entra nelle file della resistenza italiana. Qui voglio ricordare Rinaldi, che è quel ragazzo che muore e viene ucciso dai tedeschi a Capanne nella famosa poco prima del corridoio, poco prima della strage di Fraghetto. Quindi una storia che intreccia le famiglie, ma intreccia anche la grande storia, perché capite bene che in tutte queste vicende si parla anche di quello che succede a livello nazionale. È una storia di cui si è persa la memoria, giustamente, quello che diceva il relatore prima di me, si è persa la memoria perché il fascismo non ne ha voluto parlare. Nel dopoguerra queste cose venivano dimenticate, comunque nascoste. Il paragone con Marcinet, come diceva il Presidente, è un paragone che si può fare, ma avrebbe senso, anche perché qui i morti sono molto di più che appunto a Marcinelle, e quindi è una vicenda che insomma i nostri autori